Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi continuiamo a disegnare il Fusion 360 con questo disegno qui. Quindi iniziamo subito. Iniziamo creando uno sketch. Io direi di partire dalla faccia di sopra e creare questo primo oggetto, non saprei neanche come dirlo. Quindi inizio subito con due punti rettangolo e mi estendo piano piano di 36, poi premo tab e scrivo 12 più 6 più 6, quindi 24. Perfetto, e ho creato il primo quadrato. Poi posso creare un altro quadrato qua dentro senza mettere le dimensioni, quindi lo creo così. E con lo strumento misura poi gli dico che da qua a qua ci devono essere 6, da qua a qua ci devono essere 6, da qua a qua ci devono essere 6 e da qua a qua, indovinate, ci devono essere 6. Ovviamente invece di fare tutto questo potevo semplicemente, lo sto facendo CTRL Z per annullare, cliccare su tutto il rettangolo col doppio clic, fare offset, fare meno 6 ed è la stessa identica cosa. Fatto questo, credo di poter tranquillamente estruderlo cliccando, facendo E, poi con Shift più rotellino del mouse mi sposto nella visuale e scrivo meno 36 per farlo scendere giù, o 36 per farlo salire su, in questo caso ha poca importanza. Adesso mi concentrerei su questo braccetto qua. Quindi vado su questa faccia, faccio tasto destro, crea sketch. Vedo che parte direttamente da qua, quindi posso prendere tranquillamente un rettangolo a due punti, aspettare lo snap e estendermi verso di qua, di 18 di altezza e di larghezza 15. Quindi lo prendo, premo E e lo trascino di 24, lo scrivo sul tastierino. Perfetto, ora per fargli fare questa curva useremo la funzione che abbiamo già visto, Revolve. Quindi premo sulla funzione Revolve, seleziono questa faccia, poi premo su Asse, seleziono questa faccia che è l'asse di rotazione e come vedete mi fa costruire un cerchio. Ovviamente gli dico che il cerchio deve essere di 90 gradi e clicco su Ok. Poi c'è questo piccolo gradino qua e qua ci viene in soccorso la calcolatrice perché devo fare 9 più 16 che fa 25 e poi 16 più 12 che fa 28. Ora 28 meno 25 fa 3, quindi devo salire di 3 centimetri qui. Quindi creo di nuovo uno sketch qua, prendo lo strumento quadrato, sì, rettangolo a due punti e mi estendo sempre con lo snap di, faccio tab, scrivo 18, poi premo qua e salgo di 3. A questo punto ci serve fare questa parte un po' inclinata. Per fare questo uso Offset Plane e quindi mi crea uno sketch che sia, clicco su questo piano e mi crea uno sketch che sia alzato di 16 mm. Ok? Quindi quando faccio Create Sketch qua sto lavorando 16 mm al di sopra. Poi faccio Proietta e mi proietto questo coso qui. Faccio Ok, seleziono in questo modo, faccio Ctrl-C, Ctrl-V. E me lo trascino, me lo devo portare 15 unità più avanti, quindi lo sposto appunto di 15 con la freccetta e faccio ok. Faccio finish sketch, mi sposto con la visuale, quindi devo portare questo qui. Per fare questo utilizzo la funzione su crea loft. Quindi seleziono questo piano e come vedete già mi ha creato questo fantastico profilo. Devo solo fare ok. Mi rimetto in visuale per vedere se è giusto, premendo su questo pulsante qui. E continuo ad editare. Quindi adesso posso alzare questo piano. Clicco su questo piano, faccio E e lo alzo di 9 più 9. Poi con la funzione F che sta per Fillet, premo qua e gli dico che deve avere appunto 9 di raggio, l'arrotondamento, e faccio ok. Poi faccio tasto destro qua, di nuovo crea sketch. Come vedete già se io clicco qua mi dice il punto centrale della circonferenza, quindi non mi resta altro che prendere questo, trovare lo snap e premere 9. Clicco qua, poi faccio eco, shift più click della rotella del mouse, mi sposto fino a qua dove clicco, controllo che sia cut e faccio ok. E questo lato l'abbiamo finito, dobbiamo passare all'altro. Quindi di nuovo mi sposto con shift più click sulla rotella del mouse qui e faccio tasto destro, create sketch. A questo punto creo un rettangolo senza limitarlo in due dimensioni, quindi parto da qua e lo finisco qua. Poi con lo strumento dimensioni gli dico che da qua a qua devono passare 24 meno 6 meno 15, quindi 3. E da qua
a qua gli dico che devono passare, e qua c'è scritto 6, e faccio ok. Poi premo qua, faccio E, shift più click sulla ventatina del mouse, mi sposto e lo estendo di 12, quindi scrivo 12 sul tastierino e ok. Di nuovo viene soccorso la funzione revolve, quindi premo la funzione revolve, clicco su questa faccia, poi sull'asse seleziono questa angolazione qua e appunto gli dico che deve finire a 90 gradi con la funzione join. Faccio ok e ora su questa faccia faccio tasto destro e creo un altro sketch. Quindi di nuovo creo un rettangolo da qua a qua dove c'è lo snap, quindi a 15, e gli dico che deve essere grosso 14 più 2 più 14 come c'è scritto qua. Faccio ok, poi prendo questo e mi alzo con questo di, con il pulsante E, di 76 meno 36, quindi di 40. Perfetto, ora devo lavorare su questo piano, quindi clicco di nuovo, faccio create sketch, creo un rettangolo di costruzione che parte da qua, fa lo snap qua e scende di, premo tab, 24. E questo sarà il centro del nostro cerchio, quindi levo la linea di costruzione, prendo un cerchio, lo posiziono qua e deve essere un cerchio di 18 di diametro. Perfetto. Poi prendo una linea, la faccio partire da qua a qua e questa linea deve essere, la premo, metto offset di 1 mm, poi di nuovo la riclicco, offset, scrivo meno 1. Poi premo questa linea centrale e clicco sulla X della tastiera oppure qua. Ora posso selezionare 1 e 2, fare E sulla tastiera, riselezionarlo perché non so perché me le deseleziona, girarmi con shift più rotellina del mouse e cliccare qua e creare questo foro con una piccola letta. Poi ovviamente c'è il foro, quindi a questo punto mi metto su questo lato, faccio di nuovo tasto destro create sketch e creo un altro rettangolo che va da qua, fa lo snap qua e scende di 6. Prendo un cerchio, aspetto lo snap sul triangolo e premo e digito 6. Quindi posso selezionare questa come linea di costruzione, cosa che sarebbe stato meglio fare prima effettivamente, premere E, cliccare su qua, girarmi con shift più click della rotellina del mouse, premere su questo e stare attenti che qua ci sia scritto cut. Poi mi rigiro in questo modo, mi posiziono su questa faccia ed ecco qua il nostro oggetto. Ovviamente per colorarlo, come sempre, premo A, sta per appearance, mi sposto col click sulla rotellina del mouse e per esempio gli dico che questo è fatto in scorro fino a, per esempio, plastica e lo coloro tutto di questo verde, per esempio, tranne le parti che qua hanno un altro colore, quindi seleziono facce e alle facce, vedete, posso selezionare facce e componenti, gli do un altro materiale, tipo l'alluminio, con cui seleziono solo questo, poi questa faccia e anche quella dall'altro lato, ovviamente questo e l'interno del foro. Faccio chiudi, premo due volte, faccio due volte clic per centrarmi e questo è il nostro pezzo. Ci vediamo noi in un altro video.